Buongiorno telespettatori, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi, linea diretta, siamo in compagnia della CISL, trasmissione solitamente dedicata ai pensionati. Oggi il titolo che abbiamo scelto per questa puntata è Guida al Fisco. Vediamo di darvi le istruzioni per l'uso, perché a breve, con marzo, inizieranno le prime scadenze fiscali. Che cosa dobbiamo mettere nella nostra dichiarazione dei redditi, quali sono le scadenze, ma soprattutto con questa nuova legge di stabilità, che cosa è cambiato? Allora, vediamo un po' di fare il punto della situazione con le mie due ospiti. Io inizio con il salutare Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL di Verona, e poi invece abbiamo Michela Zorzetto, responsabile fiscale del CAF CISL di Venezia. Quindi, come potete vedere, abbiamo scelto di avere due province, anche un po' per capire se c'è anche qualche differenza, perché sappiamo che molte delle imposte in qualche modo vengono anche gestite dai comuni. Allora, partiamo subito con un piccolo quadro della situazione. Monica, parto con lei. Il tipo di servizio che voi come CAF date ai cittadini qual è? Cioè, chi viene da voi al CAF, che cosa può, quali risposte può avere? Noi siamo in grado da sempre naturalmente di presentare le dichiarazioni dei redditi, quindi il grosso delle persone vengono da noi per presentare il modello 730, il modello unico. Adesso abbiamo gestito l'IMU, abbiamo gestito la mini IMU e ci stiamo preparando per quanto possibile a provare a gestire la nuova imposta del 2014, cioè questa famigerata IUC. Allora, partiremo poi con il raccontare anche attraverso delle testimonianze che abbiamo raccolto che cos'è la IUC, perché c'è ancora molta confusione. Ma Monica, lei che si è ritrovata a gestire anche tutta la questione legata alla mini IMU, come è stata accolta dai cittadini, come si sono comportati insomma di fronte a questo balzello che peraltro non era equo, perché non tutti i comuni, non tutti i cittadini hanno dovuto pagare la mini IMU. Diciamo che la difficoltà maggiore è stata proprio quella da parte del cittadino di capire se lui era una persona soggetta all'IMU. Per la provincia di Verona abbiamo avuto metà dei comuni inquisiti, quindi la prima difficoltà è capire se era una cosa che riguardava la persona. E poi il calcolo è stato piuttosto elaborato, insomma, alcuni comuni hanno messo a disposizione sul sito dei modellini, insomma è stato un po' complicato. Alla fine comunque, come sempre, i nostri contribuenti hanno pagato, perché questo insomma è quello che sappiamo fare meglio. Qual è stato un po' il sentimento che lei è riuscita a raccogliere, stando dall'altra parte della scrivania? La difficoltà, l'incomprensione, alcune stranezze per cui chi aveva una casetta piccolina pagava di più di chi aveva una casa grande, insomma tutte le difficoltà di queste imposte che già a Natale avevano pagato una piccola tara, se la gente pensava che fosse la stessa cosa, non avevano capito, non, il comune sì, il comune no, insomma è stato un bel pasticcio per loro, però si sono adeguati, poveri. Adesso bisogna vedere di capire che cosa accadrà. Una domanda anche a lei, Michele, e dopo facciamo parlare i nostri pensionati che abbiamo raggiunto con i nostri microfoni. Lei invece, quale percezione ha avuto di come queste imposte vanno a pesare sul reddito delle persone dal CAF di Venezia? La sensazione è quella che a dicembre, quando c'è stata tutta la partita della mini IMU, le persone che volevano pagare l'imposta erano in difficoltà a capire se dovevano farlo, per cui succedeva che telefonavano persone residenti in quei comuni che invece non avevano deliberato un'aliquota maggiore, per cui i cittadini non dovevano pagare la mini IMU, quindi c'era veramente la voglia di pagare un'imposta perché sentivano parlare di questa imposta e la difficoltà di capire se lo dovevano fare o no, per cui erano come sempre poi rassicurati rivolgendosi ai nostri uffici rispetto al fatto che nella provincia di Venezia per esempio erano 18 i comuni interessati al calcolo della mini IMU, Venezia capoluogo non lo era, mentre Verona sì, quindi la difficoltà maggiore era proprio fargli capire se dovevano pagare o no. Senta, ma i comuni come si sono comportati? Perché forse stava loro la prima comunicazione, voi avete dovuto anche risolvere difficoltà di comunicazione da parte delle stesse amministrazioni comunali. Sì, la situazione è un po' a macchia di leopardo, ci sono comuni, per esempio il mio collega nel Vicentino diceva che da loro la maggior parte dei comuni si era occupata di fare il calcolo della mini IMU. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, invece, a parte comuni molto piccoli, non so, un esempio è Torre di Mosto, il cui sindaco nel sito del comune ha detto sì, dovreste pagare la mini IMU, ma state tranquilli anche se non la pagate, a me va bene anche se la pagate a giugno, quindi situazioni un po' strane, perché i comuni non hanno, sappiamo benissimo, anche loro per il patto di stabilità, insomma non hanno il personale probabilmente per poter gestire il calcolo. Allora, abbiamo parlato un po' così,
questa situazione a macchia di leopardo, c'è un po' di confusione generale e poi abbiamo nominato la IUC, ne sentiamo parlare da svariate settimane, ancora non c'è molto di chiaro. Partiamo con il raccontarvi qual è il sentimento che abbiamo raccolto nella piazza. Siamo nella piazza di Padova, abbiamo parlato con i pensionati per capire che cosa hanno capito delle nuove, dei nuovi balzelli che dovranno pagare e soprattutto che tipo di impatto questi balzelli avranno sui loro redditi. Allora prego la regia di mandare la nostra inchiesta. Molto, avranno molto impatto. Io per esempio con una famiglia, con mia moglie che non prende pensione, non prende niente, prendo solo la mia. Devo pagare l'IMU, devo pagare l'ATARES e sono molti. Devono equilibrare le cose, no? Chi prende alle stelle e chi niente. Sono tutti una massa di ladri. Anche da lei ha pagato cosa? IMU, TARES, cosa ha pagato? No, io non ho né casa né niente, però ho pagato la spazzatura 4 volte, 5 volte. Dovremmo essere tutti uguali di fronte alle tasse, invece che di fronte alla giustizia. Per cui tutti quanti dovrebbero, sia dipendenti che liberi professionisti, imprenditori, pagarle a loro piacimento, quindi a seconda del servizio che desiderano. Se siamo stanchi di pagare tutte queste tasse, stanchissimi anzi, non stanchi. Ma lei sa che cos'è lo IUC? Me l'hanno fatto capire, se no ne eravamo tutti nel buio, non si capiva niente e non si capisce niente tuttora. So che è uno dei tanti acronimi, ma non sulla casa. È sulla casa anche. IUC, imposta unitaria. No. Casa. Ecco, va bene, sarà al posto dell'IMO. IUC, unica comunale. Unica comunale. Sì, ecco, imposta è unica comunale. Sì, ma... lo paghiamo già, no, sulla dichiarazione di redditi, la tassa comunale. Adesso... No, ma secondo me è collegata con l'asporto rifiuti, no? La IUC è la mascherata dell'IMO. Non c'è altro da dire. Senta, ma adesso che tutti i CUD arrivano online, lei come si è organizzato? Beh, i CUD online, diciamo, per me, beh, insomma, non a tutti, però a me non è che mi dispiace. C'ho mio figlio che è più sveglio di me, quindi è lui che mi insegna. Non sono moderna così, con computer e cose varie. Quindi c'è qualcuno che le dà una mano? Sì. C'è anche il CAF, al limite se non sa destreggiarsi col computer, va al CAF, là li fanno tutto. Però sembrava che l'INPS quest'anno volesse ripristinare, perché l'anno scorso molte persone si sono lamentate di questo. È un anziano che non capisce di online, come fa? E andare l'altro giorno, ma non sono ancora pronto. Lei lo sa usare il computer? No, perché nuovo. Quando va mi fio così in America, perciò. Chi la aiuta? Beh, il CUD sono a prenderlo all'INPS, il mio galà. Sto anno non so. Posso chiederle quanto prende di pensione? È 1.000 euro. E ultimamente di tasse quanto ha pagato? Tasse che ne dè il gas e tutto quanto, me resta poco. Il problema è, paghi queste tasse e cosa hai in cambio? Non hai quasi più niente. Sanità è in disfacimento, le scuole di qualunque ordine e grado sono... decadenti, proprio, pericolose da mandare ai propri figli. Insomma, paghiamo tasse come la Svezia e abbiamo servizi come la Libia. In Burundi. Monica, le è capitato mentre insomma, dava una mano, gestiva le posizioni di vari contribuenti, anche di raccogliere i loro sfoghi? Noi ne abbiamo raccolti tanti quando si è iniziato a parlare di tasse, che molte volte come CAF siete anche... Noi abbiamo moltissimi pensionati in difficoltà, anche famiglie ordinarie, perché con la disoccupazione, con le crisi che c'è in giro non si può più distinguere la povertà legata all'età, però abbiamo moltissime persone in difficoltà, per cui abbiamo ancora la mentalità, e per fortuna dico io, che comunque le tasse si pagano, perché noi abbiamo persone che insomma piuttosto mangiano un panino in meno, però pagano le tasse. Che cosa sta cambiando in queste tasse? Innanzitutto partiamo dai nostri immobili, TASI, TARI, ci sono dei servizi comunali, c'è il servizio di asporto rifiuti, c'è una proprietà di casa che va a pesare sul proprietario ma anche su chi è in locazione, quindi chi paga l'affitto. Possiamo fare un piccolo quadro di che cosa è cambiato e quali sono un po' i balzelli che andranno a formare questa IUC? Diciamo che il governo sta cercando di creare un contenitore che si chiama appunto IUC, che è imposta unica comunale, però è un contenitore, è una scatola con tre imposte dentro, l'IMU, che
che per quanto riguarda le prime case è sparita, ma per tutte le altre è ancora lì, la TASI e la TARI. Una è la tassa rifiuti, insomma, che tutti ben conosciamo, la TASI è una news e sono imposte nuove. E cosa stanno tentando di fare? Stanno tentando di mettere a norma e di governare tutte queste 100.000 imposte che negli anni si sono, come dire, aggiunte. È difficile però adesso, perché siamo arrivati al dunque, i regolamenti non ci sono ancora, i comuni, che ho contattato qualche giorno fa per capire cosa intendono fare, non ne hanno la più pallida idea, non hanno ancora deliberato un'aliquota, non abbiamo ancora capito sto granché. Per cui prima di vedere che cosa sarà questa IUC, sarà importante capire i comuni che pensate fanno. Che scadenze ci sono per la IUC? In teoria sarebbero quattro, dico in teoria perché chissà cosa combineranno, in teoria dovrebbero essere quattro rate, quindi la prima dovrebbe essere in aprile. Però siamo tutti proiettati a pensare che la prima rata si pagherà il 16 di giugno, proprio perché non c'è il tempo. Michela, abbiamo visto nella slide che abbiamo preparato IMU, seconda casa, terreni agricoli, aree edificabili. Tra l'altro anche insomma, i nostri pensionati che abbiamo intervistato, appena sentivi parlare, si nominava la IUC, tutti subito pensavano alla casa. Alla casa perché la casa è un bene primario. Allora, che cosa cambia dal punto di vista delle detrazioni? Chi è in affitto? Che cosa deve fare, che cosa conviene fare? Diamo un po' di indicazione ai proprietari di casa o a chi è in affitto. Allora, per quanto riguarda la tassazione sulla casa, l'IMU, come sappiamo, è stata soppressa per quanto riguarda l'abitazione principale. Nella nuova imposta IUC rimane una parte, vogliamo la chiamare IMU con il nuovo nome di TASI, che colpisce anche l'abitazione principale. Quindi la TASI è la componente della IUC, denominata tassazione sui servizi indivisibili, che colpisce tutti gli immobili, casa di abitazione compresa. Ovviamente saranno aliquote diverse rispetto alla vecchia IMU, però ripeto, si parla dall'1 per 1000 al 2,5, ma come diceva Monica, sappiamo che cosa significa IUC, imposta unica comunale, sappiamo che ha tre componenti, molto altro non lo sappiamo. Per quanto riguarda invece la tassazione sulle seconde case o anche sulle case date in uso gratuito ai familiari, rimane comunque l'IMU, a meno che il comune non abbia assimilato, ma pochissimi comuni l'hanno fatto, la casa data in uso gratuito all'abitazione principale. Allora in quel caso non viene tassata ai fini IMU come fosse l'abitazione principale, però è una facoltà del comune decidere questa cosa e pochi l'hanno fatto. E per quanto riguarda chi è in affitto, rimane, quindi chi paga il canone di affitto, rimane comunque una parte di questa TASI che fa parte della IUC, perché si tratta di servizi appunto indivisibili, e in percentuale sarà dovuta anche dall'inquilino, non solo dal proprietario. Sappiamo in quanta percentuale, come se la divisa. Si varia fino a un massimo del 30%, parlavano dal 10% fino a un massimo del 30%, però sì, anche pur questo parlé, non abbiamo, esatto, non abbiamo chiarezza. Per quanto riguarda invece chi è in affitto, rimane come gli anni scorsi in dichiarazione dei redditi la possibilità di detrarre il canone d'affitto recuperando un 150 o 300 euro a seconda del reddito del dichiarante. Per quanto riguarda la tassazione sugli immobili, chi quindi possiede una casa che dà in affitto, quello che vogliamo sottolineare anche oggi è la possibilità di avere una tassazione inferiore optando per la cedolare secca, che è una imposta sostitutiva rispetto all'IRPEF, che diventa più appetibile semplicemente perché fino all'anno scorso il canone di affitto veniva messo in dichiarazione all'85%, perché un 15% erano considerate spese forfettarie. Dall'anno d'imposta 2013, quindi la dichiarazione che facciamo ora per il 2013, va tassato al 95%, quindi risulta in quasi tutti i casi più conveniente l'opzione per la cedolare secca. Facciamo un esempio pratico. Io sono una pensionata che vive sola, ha una pensione minima, vivo in una casa di mia proprietà perché magari mi è stata tramandata dalla mia mamma e ho un immobile che ho dato a mio figlio, per cui mio figlio non paga un affitto, magari c'è nel contratto, il figlio è domiciliato. Allora io vengo da voi al CAF.
che tipo di informazioni posso ricevere e come devo pagare, come devo saldare il mio debito con lo Stato, che cosa pago? Allora, la tassazione sugli immobili ha subito negli ultimi 2-3 anni una rivisitazione, per cui tutto quello che non è abitazione principale, quindi la casa che io possiedo e dove risiedo, diventa tra virgolette seconda casa, quindi anche la casa che do in uso gratuito, per il quale non avrò un comodato d'uso o anche nulla se si tratta di figli, subisce sia la tassazione ai fini IMU sia la tassazione ai fini IRPEF in dichiarazione, quindi è considerato comunque un bene aggiuntivo che il pensionato ha. Il fatto che io abbia una pensione minima, magari abbia anche una invalidità civile, quindi posso poter ottenere delle detrazioni a tutti questi pagamenti? Allora, per quanto riguarda la tassazione dei pensionati, fino a 7.500 euro lordi non ci sono ritenute, quindi diciamo che se ha una pensione minima che gli dà un reddito complessivo di 6.000 euro, comunque il fatto di avere la seconda casa potrebbe non incidere, certo, ai fini IRPEF, mentre ai fini IMU rimane l'aliquota non varia a seconda del reddito ma del valore della casa secondo la rendita catastale, quindi il valore che quella casa ha al catasto. Ecco, anche questo è un po', Monica, da inquadrare, no? Il valore, ad esempio, molte imposte vengono pagate sulla base di quanto grande è la casa in cui vivo piuttosto che quante persone ci vivono. Possiamo chiarire bene che cosa pago e per che cosa? Diciamo che al momento l'unica tassa che si paga in base alla metratura, in base alle persone, è l'ex tassa dei rifiuti e quella è collegata ai metri quadri e anche alle persone che vivono. Tutto il resto, TASI, IMU, anche l'IRPEF per quanto riguarda il 730, è legato a questa rendita catastale. Qua il problema è che la rendita catastale è assolutamente incoerente con i valori veri dei commerciali. Sono anni che ci preparano al fatto che verranno modificate le rendite catastali perché siano più coerenti col valore vero dei fabbricati, però al momento siamo ancora lì. Quindi adesso le rendite catastali degli appartamenti, che immagino che questo sia l'argomento per i nostri pensionati, valgono in base alle stanze. Una stanza di 10 metri, una stanza di 30 metri è sempre una stanza, che è una cosa assurda se guardi davvero la vita. Un mini appartamentino di 3 stanze vale come un appartamento enorme di 3 stanze. Questa è l'incoerenza che stanno cercando di modificare, abbiamo visto tante proposte, ma al momento niente di fatto. Nulla è passato. Niente. Senta, qual è la proposta, l'opzione che lei personalmente caldeggerebbe anche, viste tutte le storie che ha incontrato? Andare assolutamente a metro quadro, andare assolutamente a metro quadro, perché insomma allucinante spiegare a una signora che ha un mini appartamentino che va bene così, deve pagare come figlio che ce l'ha di 150 metri. Quindi il metro quadro, per carità, avrà anche lui delle difficoltà nella gestione, poi dipende dal valore della casa, dipende anche dalla zona. Avere una casetta in periferia o in centro non è naturalmente la stessa cosa, ma già adesso questo è distinto. Ma la metratura è una cosa almeno più credibile, insomma uno si rende conto, 50 metri di casa, 100 metri di casa sono due cose diverse. La TASI, tra l'altro, pagare la TASI significa corrispondere al comune dei servizi, li chiamano servizi indivisibili. Esempio, l'illuminazione di cui io posso godere di una strada, un lavoro che viene fatto per sistemare l'asfalto, sì, della mia strada. Sono ovviamente dei servizi di cui tutti beneficiamo, no? Perché sì, sono servizi di tutti, non personali, e vanno caricati su tutte le cittadinanze. Questo è il motivo per cui la TASI è caricata anche all'inquilino. Esatto, con che percentuale? 10-30, dipende da quello che riusciranno a pensare i comuni, perché poi alla fine tutto è demandato e per noi come CAF insomma è abbastanza difficile riuscire a cogliere fino in fondo tutte le pensate di ogni singola delibera comunale. A questo proposito, Verona e Venezia, come si stanno comportando i vostri comuni? A Verona stanno tentando di provare a vedere se riescono a gestire l'intera IMU, quindi sembra che il comune di Verona stia cercando di approcciare l'argomento in diretta, cioè provare a farlo per i cittadini. Altri comuni ci hanno detto che non sono assolutamente in grado di farlo, altri ci proveranno, anche noi siamo fermi perché anche per noi cominciamo la campagna fiscale a marzo, sarebbe interessante sapere se dobbiamo calcolare l'IMU noi o meno, ma come sempre ce lo diranno immagino il giorno dopo. Venezia? Venezia capoluogo non è stato da me contattata per ora, quindi non, però di solito ecco, non procede al calcolo delle imposte dell'IMU, quindi non ho idea se si avventuri o meno in questa faccenda, ma Venezia capoluogo di solito ha già l'IMU sulle seconde case, quindi vediamo che cosa fa insomma. Senta, modello 730, quali sono le scadenze, chi lo può presentare, chi lo deve presentare?
Allora, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi modello 730, la scadenza è il 31 maggio di presentazione dei documenti al CAF, ma come ogni anno possiamo lavorare le pratiche fino al 15 giugno, essendo la trasmissione telematica prevista verso la fine di giugno, il 30 giugno. Senta, per quali costi? Intanto quali sono le novità per questo 7.30 e poi quali sono i costi per poter usufruire insomma, del servizio? Allora, per quanto riguarda le novità non sono moltissime, quelle che ci sono però sostanziali. Per quanto riguarda la tassazione abbiamo visto prima che riguarda gli immobili dati in locazione, per cui quest'anno l'imposta sarà maggiore per chi dà in locazione un immobile, essendo dichiarato il canone al 95% e non più all'85% come l'anno scorso. Per quanto riguarda gli oneri, le spese che una persona può portare in detrazione, c'è stata la proroga di tutto il pacchetto lavori di ristrutturazione, quindi dal 36% siamo al 50%, confermato fino al 31 dicembre 2014. La blocco, in questo caso, che cosa devo portare io che ho ristrutturato a voi per poter avere la detrazione? Quali documenti sono necessari? Deve portarci le fatture, i bonifici bancari per il pagamento. Da quest'anno, legata alla ristrutturazione, c'è anche la novità di potersi detrarre l'acquisto di mobili o di elettrodomestici. Vogliamo chiarire però che si tratta di una detrazione prevista per gli immobili oggetto di ristrutturazione. Quindi io ho acquistato la cucina nell'immobile che ho ristrutturato, mi posso portare in detrazione sempre in 10 anni un massimo di spesa di 10.000 euro. Questo è un incentivo, come la proroga anche dei lavori di risparmio energetico che dal 55 passano al 65%, è un incentivo per fare in modo che le persone abbiano l'opportunità di ristrutturare la casa e di avere uno sconto in dichiarazione dei redditi. E dal suo parere le persone stanno approfittando, hanno approfittato, insomma queste detrazioni c'erano anche lo scorso anno, di queste possibilità, o forse c'è ancora poca informazione, tante volte non se ne beneficia? Più che poca informazione ci sono pochi soldi, nel senso che la detrazione è appetibile, certo. Perché recuperare il 65% è una buonissima opportunità. Il problema è che bisogna avere i soldi, perché sono spese abbastanza corpose, per cui sì, abbiamo visto negli anni quasi ogni contribuente ha sostenuto spese di 50%, ex 36 o 55, però è chiaro che l'opportunità sarebbe, io stessa avrei voglia di fare la spesa, però poi ovviamente i soldi li devi spendere adesso, poi il recupero ce l'hai in 10 anni, quindi essendo un momento un po' particolare di crisi. A prescindere, giustamente, sì, lei dice difficile, sì. mettere mani al portafogli. Posso aggiungere una cosa? Rispetto alle novità del 730, secondo me è una cosa molto rilevante, è il fatto che le persone che non hanno un datore di lavoro e non sono neanche coperte dall'INPS possono per la prima volta in vita loro fare il 730 mettendo come sostituto d'imposta l'Agenzia delle Entrate. Quindi l'anno scorso, sì, è cominciata a settembre, però ce l'hanno data per 20 giorni, non siamo riusciti a gestirla correttamente perché ormai la campagna fiscale era finita. Una persona quindi che non ha disoccupazione, che non ha niente, può fare 7.30 e ricevere il rimborso. Ecco, attenzione ai telespettatori, mi raccomando, fate attenzione, Agenzia delle Entrate, sì. Ovviamente tutte le informazioni al CAF, adesso noi vi stiamo lanciando degli input, ma sapete che poi potete rivolgervi ai CAF. Prendiamo la telefonata, chi ci chiama? Pronto? Buongiorno, sono Debora e chiamo da Olmo di Martellago. Prego Debora. Buongiorno, volevo un'informazione, perché mio marito adesso è in cassa integrazione da maggio dell'anno scorso. Noi avevamo in piedi già una ristrutturazione dell'abitazione dove abitiamo e quindi questa ristrutturazione, poi abbiamo i soldi che ci vengono restituiti in 10 anni. Certo. Adesso col discorso che lui è in cassa integrazione e che questa detrazione l'aveva fatta a suo nome, ci ritroviamo che non ha abbastanza IRPEF per poter poi farsi restituire questi soldi. Certo. Come fare? Grazie Debora. Alternative. Grazie, buongiorno. Grazie a lei per la sua domanda. Monica, come fare? Non hanno tante alternative, cioè la detrazione è annuale, quindi noi guardiamo il reddito di questo signore del 2013, cassa integrazione, bisogna vedere naturalmente che tipo di reddito ha, perché molte persone in cassa integrazione comunque qualcosina di tasse pagano, ma la rata del 2013, se questa persona ha pagato 1.000 euro di tasse, più di 1.000 euro non porta a casa, a prescindere da qualunque spesa possa aver sostenuto.
per cui rischia di portare a casa una rata più bassa di quello che sarebbe stato la sua spesa iniziale, perché quando è partito lavorava. Non esistono dei garanti, qualcuno che si non può inserire all'interno di questo processo? Bisognerebbe venderla a casa, non credo che sia talmente costoso che non vale proprio la pena. Assolutamente. Vendere fabbricato a qualcun altro, sicuramente la detrazione può essere portata avanti dal venditore, ma insomma non vale la pena in questa situazione. Speriamo che smetta questa cassa integrazione, che riparta questo famigerato che tra l'altro è un mondo del lavoro, problema, sì. È una rata quella che lui povero probabilmente non riuscirà a portare a casa, tutte le altre rate saranno anni diversi, speriamo che riprenda il lavoro perché ce la signora ne abbiamo a centinaia. Ne avete molti, sì. Senta, Monica, siamo quasi in, Michela, mi perdoni, siamo quasi in chiusura, però adesso vorrei parlare un attimo di CUD, perché avete sentito anche nell'intervista che abbiamo fatto con i nostri pensionati, ormai sono 2 anni che i documenti arrivano online, intanto com'è andata l'anno scorso, come vi siete anche organizzati per affrontare il problema quest'anno? Allora, dalle interviste fatte siamo un po' dispiaciuti perché il CAF è stato nominato solamente da un pensionato. L'anno scorso c'è stata questa grande sorpresa del non invio da parte dell'INPS del cartaceo. I CAF, come al solito, si sono ben organizzati per recuperare tranquillamente i modelli CUD e consegnargli ai pensionati, quindi anche al pensionato che ha il figlio in America col PC, che non si preoccupi, venite pure tranquillamente, perché abbiamo ovviamente accesso alla banca dati per la stampa. Ricordiamo che è gratuito questo servizio, sì? Perché se vai alle poste paghi, certo. Ci sono... Insomma, è assolutamente gratuito, da quest'anno dirò di più, oltre ai modelli CUD non saranno inviati a casa dei pensionati le richieste RED, che sono quelle richieste reddituali che l'INPS ogni anno fa a determinate categorie di pensionati. Anche qui state assolutamente tranquilli perché i CAF hanno i dati per poter elaborare, quindi rivolgetevi a noi, vi fisseremo un appuntamento ed elaboreremo la pratica. Qualcuno ha raccontato, ma io vado dall'INPS, però andando dall'INPS... Allora, l'INPS è una procedura un po' complicata, so che bisogna fare una richiesta e poi il cartaceo viene spedito, ma non ha senso aspettare giorni, spostarsi fisicamente... Esatto. Per poter fare una pratica che può essere fatta direttamente presso i nostri quando uffici. Quando si può andare al CAF. Pronto, chi ci chiama? Sì, buongiorno, sono Giulia da Massonzago. Sì, io volevo fare una domanda relativamente alle detrazioni di cui parlavate prima per quanto riguarda il pagamento degli oneri in caso di ristrutturazione. E nel caso gli oneri vengono rateizzati, come in alcuni casi appunto succede proprio per non pagarli tutto in un'unica soluzione, anche quelli rateizzati possono venire detratti poi nella dichiarazione oppure no? Grazie. A lei? Diciamo questo, se una persona deve pagare 10.000 euro per un falegname e ha pagato 5.000 in un anno e 5.000 in un altro, è evidente che per quello che riguarda la detrazione conta il bonifico bancario, quindi quello che è riuscito a spendere nel 2013 lo mettiamo nella dichiarazione dei redditi di quest'anno, quello che spenderà nel 2014 verrà messo nelle prossime dichiarazioni dei redditi, non si perde niente, ma finché non si è speso non si può cominciare la detrazione. Per parlare di detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi integrativi al di fuori della pensione, quindi parliamo di RED, e poi ci sono anche le dichiarazioni per quanto riguarda periodi di ricovero a titolo gratuito negli istituti, sono tutta un'altra serie di moduli. Spieghiamo un attimo anche in questo caso quali sono le scadenze e come ci si deve comportare. Allora, quest'anno come non arrivano i RED, come ha detto Michela, non arriveranno neanche l'ICRIC, l'ICLAV, quindi tutto quel mondo che le persone disabili conoscono, perché l'ICRIC e l'ICLAV è una cosa che riguarda prevalentemente la disabilità. Non arriverà niente a casa, e noi ci siamo già attrezzati, nel senso che il CAFCIS a livello nazionale sta preparando un invio massivo di comunicazione, cioè tutti i nostri contribuenti, tutte le persone che vengono da noi, gli manderemo a casa una lettera per ricordare che non arriva l'ICRI, che non arriva niente, che devono venire da noi, faremo tutto gratuitamente. Le scadenze dovrebbero essere più o meno come quella della dichiarazione dei redditi, adesso non sappiamo ancora esattamente, ma ci hanno garantito che sarà in campagna fiscale per noi, quindi entro maggio. Quindi aspettatevi comunque una lettera a casa, perché altrimenti le persone veramente quest'anno...
Ecco, questa rivoluzione telematica, secondo lei, come è accolta dalle persone? Riescono a capirne, insomma, anche la bontà, perché poi c'è tutta una questione di risparmio, ovviamente, dietro. Come le sembra che sia gestita, insomma, dalle persone? Allora, il mondo dei pensionati ha bisogno della lettera ricevuta possibilmente nella cassetta delle poste, lo sappiamo. E dobbiamo però anche pensare che il senso di queste iniziative sono quelle di un risparmio abbastanza corposo. Ci sono i pro e i contro, il fatto che l'INPS non spedisca al pensionato il CUD ci può anche stare, ma il non spedire per esempio anche tutte le altre certificazioni che riguardano la disoccupazione, la mobilità, la cassa integrazione. L'INAIL per esempio l'anno scorso non spediva le certificazioni per quanto riguarda gli infortuni temporanei, potrebbe creare invece un problema, perché una persona non riceve il secondo CUD e dice non ho l'obbligo di fare la dichiarazione, non arriva proprio da noi, quindi questo potrebbe creare problemi fra 2-3 anni con avvisi di accertamento, perché l'Agenzia delle Entrate accerta un reddito maggiore rispetto a quello che uno ha dichiarato. È chiaro che bisogna anche noi come CAF il fatto di inviare la comunicazione che diceva Monica ai pensionati per dire guardate che non vi viene spedito nulla, ma rivolgetevi tranquillamente, li rassicura. Ecco, stiamo toccando evidentemente delle tematiche calde, abbiamo la terza telefonata della giornata, pronto? Buongiorno. Sì, prego. Senta, io sono un po' sorda, se può parlare un po' più forte. Sì. Allora, volevo chiedere una cosa. Io non so, probabilmente il prossimo mese devo andarmi a curare i denti. Per pagare come devo fare? Cosa deve fare, mi perdoni? Per pagare. Per curare i denti. Forse la signora voleva capire come... Il dentista deve andare. Diciamo che il dentista, se vuole che diventi una spesa detraibile, deve assolutamente farsi rilasciare una fattura, vero? Mi raccomando. Quindi la fattura dal dentista e poi ovviamente con la fattura in mano... L'anno prossimo, perché questa è una spesa del 2014, quando fa la dichiarazione dei redditi potrà avere uno sconto del 19% della spesa che ha sostenuto. Adesso non so, non conosco la pensione della signora, ma deve essere una pensione che supera i 7.500 euro, altrimenti non pagherebbe tasse, e una persona che non paga tasse non può detrarre il dentista. Ecco, probabilmente, non so se era questo. Credo sì, sicuramente era questo. Ha sentito, allora il limite dei 7.500 euro, la detrazione è il 19%, però c'è bisogno, la detrazione ovviamente viene effettuata il prossimo anno, nella dichiarazione dei redditi, lei si faccia fare la fattura, metta via tutto, no? il famoso salvadanaio in cui mettere dentro tutti gli scontrini per le detrazioni, e poi si rivolga al CAF in modo da poter avere, ecco, sicuramente con il CAF si hanno delle persone, è anche bello instaurare dei rapporti personali, certo. No? Perché hai una persona di cui ti fidi, che conosce la tua situazione e che può darti una mano a risolvere i problemi. Quando si parla di fisco è sempre intanto dura approcciarsi ai nuovi balzelli, ma avere delle persone di riferimento sicuramente può aiutare anche in questi passaggi. A questo proposito diamo, vedo in sovraimpressione il numero del CISL del Veneto con i nostri siti internet, dico anche a voi di comunicare. Monica, dove possono venire a trovarvi a Verona? In Ungaro di Gatta Rossa 22, in sede centrale. Comunque noi siamo operativi in quasi tutti i comuni della provincia, sul nostro sito di Verona vedono indirizzi orari. Che è la Venezia, la sede di Mestre, via Camarcello, anche se abbiamo una bellissima sede anche in centro storico a Venezia, e poi presenza in tutti i comuni della regione. CAF CISL in tutti i comuni della regione, avete visto il sito internet, ma soprattutto anche il numero di telefono per chiedere un appuntamento, venire a parlare con qualcuno e avere, insomma, un'interazione più umana, no? Anche di fronte, certo, a balzelli di questo tipo. La nostra guida al fisco della giornata termina qui, speriamo di esservi stati utili con i nostri due ospiti. Io ringrazio Michela Sarturi, responsabile fiscale CAF CISL di Verona, e Michela Zorzetto per il CAF CISL di Venezia. Grazie. Grazie a lei. A voi telespettatori, tutte le informazioni allora ai contatti che vi abbiamo mostrato, grazie per essere stati in nostra compagnia in questa puntata di Linea Diretta, ci vediamo domani, arrivederci.